Queste sono le Mizuno Wave Inspire 20, scritte rigorosamente in numero romano, rappresentano una scarpa super stabile, adatta a podisti amatori che volessero correre in maniera molto stabile, ma al tempo stesso cercassero pure la velocità. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 306 grammi, nella versione maschile drop 12, 38 mm nel tallone, 26 mm nell'avampiede, scarpa che si contraddistingue per una piastra wave e al tempo stesso davvero un'ottima stabilità con la mescola Mizuno Energy, che però in questo caso è leggermente più dura per garantire una stabilità per chi appoggiasse di tallone. Full disclosure, questa scarpa ci è stata fornita per effettuare la recensione, ci abbiamo corso oltre 200 km, dovevo farla qualche mese fa ma poi sono stato coinvolto in mille iniziative. Ecco, comunque le cose che ci sono piaciute, quelle che invece avremmo cambiato, spoiler alert, non molte, e lascio la parola a Davide che ci racconta tutte le caratteristiche di questa scarpa e soprattutto a chi è. Quello di numero le ho trovate abbastanza giustine, un po' tiratine, soprattutto davanti le dita dei piedi le sentivo un po' al limite, quindi consiglierei magari mezzo numero in più. Però allo stesso tempo non mi sono trovato poi così male il fatto di averle così, diciamo, la scarpa al limite. Però anche lì vi consiglio di provarle, però dal mio punto di vista secondo me mezzo numero non stava poi così male. Tomaia sì, nel senso non troppo traspirante, però comunque è imbottita nei punti giusti sia nella zona del tallone che nella linguetta. Quindi comunque abbastanza bene, l'avrei preferita leggermente più traspirante, però giusto compromesso, diciamo. I lacci li ho trovati molto buoni comunque come allacciatura, nel senso che comunque sono abbastanza piatti e zigrinati e hanno fatto il suo lavoro di tenuta del piede, anche nei vari cambi di direzione non c'è stato nessun problema di sentire il piede un po' instabile, anzi tenevano bene. E li ho trovati un filino lunghi, però beh, quello ci può stare. La linguetta è comunque imbottita nei punti giusti, però secondo me è imbottita fino a troppo in fondo e quindi magari fa sudare un po' di più il piede nella parte davanti, perché di solito sono imbottite più nella zona adiacente alla caviglia, mentre questa l'imbottitura arriva quasi fino in fondo e sudava un po' di più il piede, però anche lì dipende dai periodi che si utilizza. Il tallone è comunque molto spazioso e rigido fino a più o meno metà piede e quindi questo ti consente di un bel bloccaggio della zona di tutto il calcagno e comunque è abbastanza rigida, come si vede, però nella zona adiacente al tendine è leggermente più morbida e quindi conferisce un buon movimento del tendine senza andare ad affaticarlo. Uno degli aspetti ben fatti di questa scarpa è sicuramente l'intersuola, che è una doppia mescola nella parte superiore, utilizza l'Energy che è davvero morbido e quindi la sensazione nel caso in cui appoggiate di tallone è che avrete una morbidezza assolutamente buona, relativamente buona, mentre nella parte inferiore utilizza qualcosa di leggermente più duro per garantire che questa scarpa, che non ha una base ampissima, possa offrire una stabilità ulteriore garantita anche dal fatto che la piastra Wave è sicuramente con un grande supporto. L'intersuola secondo me è la parte chiave di questa scarpa, perché a differenza di altre scarpe antipronazione, oltre ad avere un buon sostegno garantito da questo inserto in plastica nella parte mediale, che poi si estende anche nella parte esterna, comunque l'intersuola garantisce sia un'ottima stabilità con il mix con questo inserto in plastica, ma allo stesso tempo ti dà quella reattività in più che secondo me nelle scarpe antipronazione ci sta a avere e quindi ti permette di fare dei ritmi leggermente più andanti, più allegri e sicuramente come scarpa, come via di mezzo di antipronazione e reattività è sicuramente un'ottima scarpa. Quello di flessibilità è comunque una scarpa molto, molto flessibile, che fa lavorare il piede, anche perché se è una scarpa antipronazione comunque è molto flessibile, questo aiuta a migliorare tutta la propriocezione del piede. Inoltre un altro aspetto chiave di questa scarpa è il battistrada, che è veramente super durevole secondo me,
anche perché avendoci corso sia io che Massi non si è minimamente consumato, e questo garantisce anche un'ottima stabilità su strade bianche o comunque su sentieri boschivi, e non c'è il solito, diciamo, buchino in mezzo nella parte del tallone in casa Mizuno, e quindi questo fa sì che non si incastrino sassi o varie impurità, e quindi legato al fatto che è molto zigrinato tutto il battistrada si possono fare delle belle corse nelle zone boschive con ottima aderenza al terreno. Tra l'altro sarebbe energetico se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni saranno copiose. Hai una di stabilità, un'ottima scarpa, perché appunto come detto prima questo inserto in plastica è veramente veramente rigido, quindi ti sostiene tutto l'arco plantare, e legato all'intersuola ti garantisce reattività e stabilità allo stesso tempo. Questa scarpa secondo me, dovuta al buon battistrada che c'è sotto e comunque ha un'intersuola comunque più morbida rispetto alle altre scarpe antipronazione, è sicuramente una scarpa adatta un po' a tutti i tipi di podisti, sia per chi ama correre il lento un po' leggermente più svelto o comunque per chi corre più lentamente, ma allo stesso tempo anche garantisce un'ottima variabilità a livello di tipi di runner, nel senso che va bene sia per chi pesa, diciamo, sotto i 70 kg, ma anche chi, diciamo, ha dei pesi un po' più importanti sopra gli 85, perché comunque di mescola ce n'è, e questo garantisce un'ottima durata alla scarpa. Anche il battistrada comunque fa sì che questa scarpa possa essere portata anche fino agli 800 km senza alcun tipo di problemi o di segni di usura. Il drop 12 sinceramente non si sente tantissimo, nel senso che non ti proietta tanto in avanti questa scarpa, però comunque ti fa lavorare bene di piede, di avampiede, soprattutto se correte di avampiede, ma allo stesso tempo garantisce un po' di protezione a chi magari tallona, i classici tallonatori, e comunque anche con tutta la conchiglia dietro bella rigida conferisce un'ottima stabilità anche per chi non ha l'appoggio perfetto di mesopiede. A livello di distanze va bene secondo me per qualsiasi tipo di lento, dalla mezz'oretta fino ai classici lunghi, e anche perché comunque l'intersuola essendo reattiva magari ti dà quella brillantezza finale in più in una corsa lunga per esempio, e l'azzarderei secondo me anche a qualche fartele, qualche variazione non troppo impegnativa a livello di ritmi, però secondo me si può comportare benissimo. Ma non la porterei troppo sotto i 4, però secondo me sui 3,50 ci si può stare tranquillamente. L'ho sentita leggermente duretta a ritmi un po' più blandi e un po' più morbida e reattiva a ritmi un po' più sostenuti, però anche lì dipende soprattutto da come si appoggia e da quanti chilometri si fanno, però sì, leggermente un po' più duretta a ritmi un po' più lenti, ecco. Ma se io non l'ho sentita così tanto pesante quando correvo, nel senso che comunque anche in salita così il piede girava abbastanza, era abbastanza reattivo, quindi secondo me quel pochini di grammi in più rispetto a una classica scarpa da lento è mascherato dalla mescola un po' reattiva che ti dà quel giro di gamma un po' più brillante, ecco. Ma i difetti di questa scarpa secondo me non ce n'è tanto, cioè non ce n'è, nel senso dovrei andare proprio a cercarli con la lente di ingrandimento. È un'ottima scarpa, nel senso non brilla rispetto ad altre, ma allo stesso tempo non rimane, diciamo, in ombra, fa il suo sporco lavoro, ecco, diciamo così. In conclusione, ho personalmente amato questa scarpa, che è davvero molto stabile e al tempo stesso vi fa correre anche velocemente nel caso in cui aveste il motore per farlo, con la flessibilità importante nell'avampiede e l'altezza dal suolo assolutamente molto buona. La suggerisco a tutti i podisti amatori che cercassero qualcosa di abbastanza tradizionale, perché la mescola è relativamente dura rispetto invece a quelle di nuova generazione. Mi è piaciuta moltissimo e comunque la metteremo nella classifica delle migliori scarpe per podisti pronatori. Ciao a tutti, questa sicuramente la inseriremo nel video a confronto con tutte le altre principali scarpe antipronazione, e uscirà a breve. Mi raccomando, stay strong e keep running. Ciao a tutti.